Poche settimane dopo iniziò l'ultimo atto del regno delle due Sicilie, a Gaeta, dove Francesco II e la sua famiglia, con le truppe rimaste fedeli al regno, contrastarono l'esercito piemontese per 102 giorni. E a raccontarcelo è un altro illustre patriota sulla cui italianità nessuno può dubitare. Gabriele D'Annunzio, nel 1896, scrisse che quando un re cade come cadde Francesco di Borbone a Gaeta, da martire e da eroe non è possibile che Dio non lo risollevi e non gli restituisca il regno. Il re delle due Sicilie finirà i suoi giorni in gloria sul suo trono legittimo. La più terribile giornata dell'assedio fu quella del 5 di febbraio. La polveriera della batteria Sant'Antonio scoppiò per tradimento. Era l'assedio, con tutti i suoi orrori. Una città ingombra di soldati, di cavalli, di muli, sprovvista di vettovaglie, di denaro, armata d'armi fiacche o inutili. Le piogge torrenziali la riempivano di una melma nerastra, dove giumenti famelici erranti per le strade stramazzavano e agonizzavano. La grandina di ferro la traforava, la smantellava, l'atterrava, l'incendiava, sempre più spessa, più fragorosa, non interrotta se non dalle brevi tregue pattuite per seppellire i cadaveri della città già putrefatti. I malati negli ospedali si sollevavano sui letti quando una bomba penetrava il muro della corsia e nell'attimo dello scoppio, credendo di morire, gridavano: «Viva il re! Viva il re!» All'improvviso una polveriera si squarciava, scrollando dalle fondamenta tutta la città, che rimaneva soffocata. In intervalli, nei giorni di gran sole, una specie di delirio eroico prendeva gli assediati. In vista del nemico, al suono delle fanfare, gli artiglieri si mettevano a cantare e danzavano freneticamente. E se l'uno cadeva colpita, aumentavano la pazza danza. E poi immense grida di gioia e di amore accoglievano l'apparizione della regina sulle spianate dove grandinava il ferro. Ella si avanzava con un passo audace, nella grazia libera dei suoi 19 anni, chiusa in un busto fulgido come un corsaletto, sorridendo sotto le piume del suo feltro, senza battere le ciglia, ai sibili delle palle. Ella fissava i soldati con il suo sguardo inebriante, con l'ondeggiamento delle bandiere, e sotto quello sguardo l'orgoglio pareva allargare le ferite, mentre gli incolumi si rammaricavano di non avere la gloria di una macchia rossa. In tratto, uomini con gli occhi ardenti, del viso annerito, come vesti ridotte in tritume, come dalle mascelle di un ruminante, coperti di sangue e di polvere, si slanciavano dai cannoni verso di lei, chiamandola per nome, e le baciavano il lembo della gonna. E com'era bella, com'era degna del suo trono. La sua presenza aveva sui soldati un potere magnetico. Quando ella era là, tutti diventavano leoni. E il 22 gennaio fu il più glorioso giorno dell'assedio, perché ella rimase sulle batterie fino a notte. Successe una pausa quasi di raccoglimento, e in cui ciascuno di noi pareva contemplare la figura ideale dell'eroina su un campo di macerie e di cadaveri. All'ultima ora, quando la vidi piangere, rimasi sbigottito, come davanti a un fatto impreveduto e quasi incredibile, perché baciandomi, ella mi bagnò tutta la faccia. E ricordo che portava al cappello una piccola piuma verde. E fu così
romantico Ottocento europeo, vide estinguersi il regno più antico d'Italia. Sazia e più